18 e 20 pane al pane con Manuela Donghi e soprattutto con Paolo Zinna, PD e Davide Boni, Lega Nord. Partiamo proprio da questa classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, dove Milano è seconda in classifica, subito dopo Bolzano, un risultato che ha lasciato comunque un po' sorpresi, no? Di solito si pensa a Milano solo come una città grigia, dove si lavora e basta, dove c'è smog, inquinamento, non che questo non ci sia, però insomma seconda, questo secondo posto rincuora un po' tutti. Rispetto allo scorso anno il capoluogo lombardo guadagna 6 posizioni grazie soprattutto a un elevato livello di benessere economico e delle opportunità di svago che vengono offerte. La classifica prende in considerazione 6 aree tematiche, bene anche le altre lombarde perché non ci si limita solo a Milano, per esempio Sondrio è al 5° posto, Como al 15°, Monza e Brianza al suo esordio si piazza 20°. Questa mattina in Mattino Lombardia è intervenuta Rossella Cadeo del Sole 24 Ore che ci spiega un po' tutto quanto, sentiamola. Sì, Milano fa un buon avanzamento, arriva al secondo posto giusto dopo Bolzano che come al solito come spesso è successo, cioè questa è la 5ª volta, si colloca al vertice di questa classifica, un modello altoatesino vincente in quanto abbiamo Bolzano prima, Trento terza. Milano riesce benissimo direi quest'anno ed era un successo forse al quale eravamo un po' preparati visto che i mesi dell'Expo hanno portato il capoluogo al centro dell'attenzione mondiale e Milano diciamo riesce molto bene soprattutto nella prima tappa che è quella più relativa al benessere economico, infatti ha il primo posto proprio nell'indicatore dedicato al PIL, cioè al valore aggiunto pro capite, e il primo posto anche per quanto riguarda gli assegni, le pensioni dei residenti milanesi. Allora Zina, parto da lei, Partito Democratico, intanto se si riconosce, no, in questa classifica a Milano si vive bene a questo punto, almeno così ci dicono, e poi soprattutto per benessere economico e opportunità di svago che vengono offerte. Appunto lei è d'accordo e quanto sì. Ci ha messo del suo Expo, perché poi noi siamo viviamo ancora dell'eredità di questi 6 mesi di esposizione universale. Ma sa, come persona che è nata altrove, che è venuta a stabilirsi a Milano, evidentemente. Lei arriva da? Genova. A Genova, ok. A Genova da lei. Ah sì, abbiamo sentito tifoso del Genova, certo, nella nostra certo. Scheda, perfetto, sì. Quindi è evidente che una attrattività della città la riconosco sul lungo periodo, non solo in questo, e le ragioni sono essenzialmente per i 2 fattori che voi avete citato come fattori di vantaggio di Milano, no? È evidente che dal punto di vista dello sviluppo economico Milano è chiaro, è un punto di riferimento, no? È naturale, uno vuole venire a lavorare, avere opportunità di sviluppo, eccetera, eccetera, la prima città che in Italia ti viene in mente è Milano, evidentemente. Sì. E certo, se devo riconoscere un merito a questa giunta, ha reso dal punto di vista culturale dell'offerta di divertimento, di svago, ma anche proprio di cultura, ha reso più attrattiva la città. Quindi questo sicuramente ritengo che sia un po'. Poi è sempre vero che naturalmente le classifiche sono tali perché sono comparative fra diverse situazioni, no? Certo. Quindi il valore assoluto, poi si può discutere e avere tutte le opinioni che si vuole. Boni, subito il presidente della regione Maroni ha rivendicato anche il merito della regione, dice ma non scherziamo, non si può dire merito della giunta Pisapia perché qui si parla di città metropolitana, quindi Pisapia governa solo e amministra solo Milano, insomma, e poi non ci vogliamo, e qui le do un input, non ci vogliamo nascondere solo dietro fiorellini e roselline perché comunque Milano non è tutta rose e fiori. Beh, ma io faccio un po' fatica a prendere la stellina sulle classifiche che vengono fatte così, perché ci sono dei sistemi comparativi che sono totalmente soggettivi o dipende. Anche perché se no andiamo a vedere quello che ha portato Expo a Milano, insomma, la Milano città avrà portato a Rho, avrà portato da altre parti, però non c'è stato quel ritorno. Infatti, concretamente, la città di Milano che cosa porta di Expo? Perché effettivamente. Si porta le infrastrutture che sono state fatte fuori, poi però non è che. Cioè, sono calati i consumi all'interno della città rispetto a quel periodo. Cioè, tutti si. Beh, io ho dei dati di aziende commerciali che hanno lavorato, tra cui hotel e tutto il resto, e il trend è quello che c'era prima negli anni scorsi, che senza Expo e tutto il resto. Ci sono state le situazioni che in calo, per dire, quando si è iniziata a fare la movida all'interno di Expo,
Tutti andavano là? Non è che andavano in Corso Magenta piuttosto che altre parti. Cioè c'è stata questa partita che secondo me non ha portato quello che tutti ci aspettavamo, per cui fiumi di denaro, gente che usciva, che diventava alta, bionda e con gli occhi azzurri, non l'ho vista, devo dire questo. 22 milioni di biglietti venduti, io forse parlo controcorrente, sono biglietti venduti, non sono presenze. Io ho ancora a casa 10 biglietti che non ho usato, anche perché alla fine andavi a comprare 2 litri di Tavernello e ti davano un biglietto di Expo. Adesso è inutile che stiamo qua a raccontare. Ce lo regalavano poi? Sì, ma colpa anche nostra, attenzione, perché io non è che mi tiro fuori dalla responsabilità. Non abbiamo capito che in un'era, cioè non siamo più nella Parigi del Novecento, dove la gente si sposta perché vuol vedere qualcosa. Oggi molto probabilmente con internet, con altre cose, riesce a fare la cosa. Cioè, io sono andato 2 volte a Expo, ho sbagliato i tempi io. Ma lei pensa che se io ho perso lo stand del Kazakistan e del Giappone, perché tu per andare a vedere il Giappone devi stare a fare 6 ore. Bello, era diventato la barzelletta, che ci voleva meno arrivare là in Giappone. Secondo me qualcosa nel meccanismo non è funzionato come doveva funzionare. Poi va bene, attenzione. Poi Milano è una città che da sola ha 8 milioni di persone che vengono tutti gli anni a vederla. C'è un sistema di divertimento, devo dire, diamo onore a Pisapia rispetto alla Darsena. Cioè, oggi è un piacere andare, al di là che uno vada a bere qualcosa sulla Darsena per fare vita notturna, per fare vita. Milano, dove vai, trovi momenti, al di là delle periferie e tutto il resto, dove naturalmente una grande città ha questo problema qui della violenza e tutto il resto. Ecco, anche perché, guardi, lei mi ha dato un assist incredibile. Milano è vero che si posiziona seconda in classifica per qualità della vita, però è terz'ultima per la sicurezza. Insomma, quindi ai primissimi posti per reddito, lavoro, pensioni, però quando si tratta di sicurezza crolla. E allora vediamo Milano dietro a città come Roma, Napoli, Palermo e Reggio Calabria. Questo altrettanto elemento fa riflettere. Noi abbiamo intervistato al telefono Corrado Passera, voi sapete essere un candidato per la città di Milano, che sta portando avanti la sua campagna elettorale proprio a partire dalla sicurezza, già le sue soluzioni. Sentiamo che cosa ha detto a proposito di questa classifica, a proposito di come vede lui invece Milano. Beh, sa, quando escono queste classifiche e Milano, che è Milano in Italia, si trova al 77esimo posto per le estorsioni, al 99esimo posto per i furti in casa, al 109esimo posto per le rapine, al 109esimo posto per i scippi e borseggi, al 105esimo posto per truffe e frodi, il tema è grave. L'altro giorno era uscita la classifica in cui Milano era la numero 1 per reati denunciati. Questo lo dico perché è un problema da affrontare, perché se si è amministratori responsabili è inutile continuare a raccontarci sempre che va tutto bene. Milano certo che è una gran città, Milano certo che può tirare tutta l'Italia, però certi problemi la gente li sente tantissimo. La mancanza di sicurezza e la mancanza di lavoro sono 2 cose fortissime e il comune, il sindaco può e deve fare di più. Cioè, io credo che sarebbe molto più credibile un'amministrazione che dice ci sono dei buoni risultati ma ci sono anche dei grandi problemi, e il problema della sicurezza è grande come una casa. Ecco, il problema della sicurezza, Zina, sì. Mi consenta un commento. Sì, cioè, prego. Secondo me da Expo ci aspettavamo delle cose che non ha dato e non poteva dare, e non abbiamo colto quello che è stato il vero unico risultato che ha dato questa grande manifestazione. Cioè, sono d'accordissimo con quello che diceva Boni sul fatto che non c'è stato questo risveglio economico della città indotto direttamente da Expo, ma il punto è che Milano non era nota a nessuno fuori d'Italia, solo, e l'attenzione internazionale, questo è il vero. Diciamo, è stata una vetrina, è stata una vetrina, fatto conoscere Milano, è stata una vetrina, sì, ma ha fatto conoscere Milano a persone a cui era importante farle conoscere. L'attenzione in Cina su questa città, agli investitori, sulla
la presenza, eccetera, eccetera. Quindi questo è il vero lascito di Expo, non direttamente il lascito che noi guardiamo in termini di risultati locali, no? Uh-huh. Quindi da questo punto di vista non mi trovavo tanto d'accordo, okay, con le osservazioni di Bonnie. Sì, insomma, è stato un investimento, è ovvio che è una cosa diversa. Tra un po' si tireranno le somme, si farà un bilancio e lì si capirà se Expo è stato vincente o meno. Se Expo, che avrà avuto dei problemi anche economici, eccetera, eccetera, se questo investimento, e dobbiamo vederlo come un investimento sul futuro, se questo investimento sul futuro ci avrà dato, lo potremo dire fra qualche anno, se avremo i risultati, se ci saranno stati veramente dei ritorni di lungo. Veniamo al tema della sicurezza, ma sono d'accordissimo, certo, ci mancherebbe, cioè voglio dire, solo un cieco potrebbe... Al primo posto per reati denunciati e quindi problemi sicuramente questo da affrontare. Questo non è un'altra cosa, il fatto che, ma qual è la propensione a denunciare i reati nelle varie zone, eccetera, eccetera, questo noi non lo possiamo certo, sapere. Certo, perché non ma sempre vengono denunciati, sia, quindi questo quindi, non, determina non determina poi che sia la città dove avvengono più reati. Sì. Però... che, cioè voglio dire, soltanto un cieco potrebbe sostenere che non ci sono problemi di sicurezza o che non ci sono problemi che siamo nel migliore dei mondi possibili, no? Sì. Ecco, è chiaro che si tratta di una tematica di lungo termine in cui, voglio dire, A, non credo che nessuno abbia la chiave per risolvere il problema domattina, B, anche facendo le politiche migliori possibili, non è detto che i risultati siano bene. Allora, tra un po' Bonnie do la parola a lei anche perché le faccio sentire che cosa ha replicato Pisapia, che comunque dice che in questi quasi cinque anni della sua amministrazione Milano è diventata una città più sobria ma anche più ricca, queste le parole che ha utilizzato. Do la linea a Filippo.